piccoli conflitti periferici intrapresi dall'Unione Mediterranea all'inizio dell'ultimo decennio del 1500 miravano a stabilizzare i confini, senza al contempo tradire la promessa reale al popolo che diede a Francesco I l'appellativo del pacificatore. Il destino però a volte è capace di creare scompiglio e sofferenza laddove pochi momenti prima pervadeva pace e serenità. In un soleggiato pomeriggio del 4 marzo 1584, infatti, durante l'ormai tradizionale battuta di caccia settimanale dell'erede Cesarino Marzano, un terribile fato scese sul nobile 45enne provocandone la morte. Sebbene le prime considerazioni diedero voce alla disgrazia, sottolineando la natura dell'incidente e raccogliendosi intorno alla figura del padre, il sovrano addolorato, ci volle poco per iniziare a intravedere una subdola natura dolosa dell'evento. Poche settimane dalla tragedia, l'11 aprile, diversi moti nobiliari secessionisti esplosero infatti a Madrid, reclamando la rottura dell'unione a seguito della morte dell'erede e forti della sovvenzione economica da parte di Lisbona e Londra. Mentre l'opposizione spagnola veniva spietatamente soffocata nel sangue, quasi inaspettatamente il destino beffardo decise di rimediare alle proprie azioni, donando nell'agosto dello stesso anno un nuovo erede alla corona, il figlio Agustino Marzano, salvatore dell'Unione. Figlio legittimo del sovrano, nato a seguito di una storia extraconiugale con una giovine nobildonna napoletana, esso venne prontamente riconosciuto dal sovrano per la sua importanza politica, sancendo ormai ufficialmente una rottura matrimoniale con la regina Maria Loredano e il suo amante e ex maresciallo Ottaviano Gesualdo. Buon salve a tutti ragazzi, un saluto da Mette, bentornati su Nerd is the Way, bentornati sul mio canale, bentornati con la nostra visuale globale dedicata alla nostra serie storico-narrativa con l'Unione Mediterranea per la formazione della nostra Confederazione Italiana e la liberazione dei regni crociati del Medio Oriente. Innanzitutto permettetemi di cospargermi il capo di cenere e scusarmi per questa attesa un po' più lunga tra un episodio e l'altro. Purtroppo ci sono state delle complicazioni familiari, mia nonna è stata poco bene e inevitabilmente sto dando una mano ai parenti per dividerci tra i turni in ospedale, eccetera. Quindi il tempo a disposizione è davvero pochino. Se tutto va per il meglio, come ho preventivato, però vorrei sdebitarmi questa settimana offrendovi due episodi invece che uno, quindi avrete un episodio lunedì, oggi, e un altro episodio invece venerdì. L'episodio successivo arriverà probabilmente invece lunedì o martedì, adesso vedremo un attimino insieme per bene. Permettetemi anche tra l'altro di ringraziare tutti voi che mi seguite e il mio consigliere dello scorso episodio, cioè Gianfranco Nezzo, che devo dire è stato molto utile perché mi ha dato un suggerimento per l'introduzione narrativa di questo episodio, come avete letto, dando maggior background e contesto alla morte dell'erede, andando anche a legare quindi le opposizioni internazionali delle coalizioni europee e soprattutto di questo asse portoghese e ex sabaudo anti-Unione Mediterranea e per cercare di incentivare un secessionismo spagnolo. Detto questo, però, ragazzi, mi aspettavate davvero da tanto per un nuovo episodio, quindi direi ciancio alle bande e buttiamoci subito sul gameplay di oggi. Siamo pronti, abbiamo davanti a noi una piccola guerra, nulla di troppo complicato e problematico per cercare di portare a casa dei vantaggi discreti per quanto riguarda pulitura dei confini ed espansione per la nostra confederazione. Quindi partiamo a velocità 3, non voglio esagerare, andiamo a fare un battling ram, andiamo ad accettare la nostra carovana, perfetto, e questa quasi quasi, sapete che vi dico, portiamoci avanti e facciamo così.
Future Teller, beh, direi che lo rifiutiamo e il Fire Eater lo accettiamo, anche perché siamo sempre comunque molto pii, anche perché vi ricordate nello scorso episodio avevamo questa scoperta che il nostro popolo guarda a noi come uomini pii. Benissimo, adesso che uniamo anche tutta la zona di Cuneo e Monferrato andiamo a fare così e questi li portiamo qua. Mentre per quanto riguarda le truppe nemiche, ok, sono solo questi piccoli forti. Allora direi ci portiamo qua. Intanto qui com'è messa? Boh, non sembra che siano particolarmente intenzionati a fornire chissà che supporto. Allora direi magari approfittiamone per iniziare a vedere un po' qua. Forte di livello 5, iniziamo da qua. Cavolo, quello lì deve essere bello tosto da superare. Queste due province non so se avremo la possibilità di annetterle, però proviamo a vedere. Ok, allora adesso questi due portiamoli intanto qua. Questi sono le truppe della Galizia, quindi proviamo a dare come ordine non tanto alla Spagna quanto alla Galizia. Tra l'altro vedo che c'è qualcuno che ci sta occupando Gaza. Mzab è andato fino a Gaza? Sul serio? Vabbè. Contento lui, contenti tutti, come si suol dire. Ok, allora facciamo così e andiamo a vedere di prendere questo qua. E questo lo portiamo qui. Abbiamo incrementato l'influenza, la nostra influenza nella religione e nella gestione cattolica. Qua possiamo fare un battle in ram? Sì, facciamolo, dai. E lo facciamo anche qua. Togliamoci dalle palle questi qua. Iniziamo a fare una pace con loro. Voi ci date tutti i soldi che avete, le war reparation e il transfer trade power. Benissimo. Mentre loro si occupano di scendere qua. Zab lo possiamo finalmente annettere. Perfetto. E questo lo riportiamo a nord. Qua facciamo il core. E un'altra cosa che mi piacerebbe andare a fare è avere la possibilità di applicare finalmente come decisione nazionale i reggimenti di fucilieri di Stato, che ci permette di avere il drilling aumentato, sebbene comunque ci costano leggermente di più il mantenimento. Però sicuramente in periodo di pace questo ci darà enormi vantaggi. Oh, fuck my life, c'erano i separatisti qua. Ah già, perché li ho annessi. Quindi questi erano separatisti. Porca vacca. Ok, allora. A meno che questi, essendo in guerra, non riusciamo a farli passare. Molto bene, li riusciamo invece a far passare. Ottimo, allora li facciamo tornare qua le navi. Allora, direi che possiamo fare così. Salire a velocità 5. Abbiamo una decisione nazionale da prendere, quindi togliamo la pausa, intanto andiamo avanti e scegliamo tra l'assolutismo e il costituzionalismo. Lo Stato sono io, senza nessun ordine non c'è comunque niente, ma nient'altro oltre che il caos e tutto ciò che viene gestito e guidato dagli uomini. Dobbiamo cercare di assicurarci che la parola del nostro monarca sia legge in ogni caso, in ogni situazione, affinché i desideri del sovrano vengano perseguiti. Governing capacity più 250. Rappresentazione regionale. L'assemblea legislativa delle nostre terre sono comunque un aspetto molto importante nel nostro impero e dobbiamo assicurare e rafforzare la presenza delle diverse realtà all'interno appunto del tale. Libertà religiosa, ovviamente non la scegliamo. Costituzionalismo, facendo nascere una costituzione riusciamo a garantire i diritti dei nostri cittadini e prevenire quindi anche l'abuso dei burocrati di basso livello. Questo inoltre riducerà anche il potere della monarchia.
Molto carina questa. Ci permette di avere meno arrest, legittimacy aumentata e assolutismo. Costituzione di Melfi. L'antica Costituzione di Melfi ha tenuto il nostro regno prospero e i nostri monarchi potenti durante tutto il periodo. Originariamente le abitudini e le leggi dei re normanni sono stati con il tempo formalizzati dagli imperatori tedeschi, trascinandosi anche sotto il governo spagnolo. Questi documenti hanno tutto sommato seguito l'andazzo del tempo e hanno continuato comunque a reggere le fondamenta stesse del nostro impero. Questo ci permette di avere trade efficiency, massimo assolutismo, quindi avere tutto sommato una costituzione che sia coerente con il passato, molto basata sull'equilibrio e avendo anche dei vantaggi economici. Toglie molto potere al clero e meno potere alla nobiltà. Questo mi piace molto, devo dire che lo trovo storicamente coerente rispetto al costituzionalismo che mi sembra forse un pochino troppo forzato per quanto riguarda un andazzo da 1590. Stiamo parlando comunque del 1600, il costituzionalismo già introdotto nel 1600 mi sembra davvero troppo. La libertà di religione assolutamente no, quindi direi che avere un sovrano che comunque porta un governo molto basato sul commercio, sulla riduzione del potere del clero, della nobiltà, cercando comunque di creare una sorta di assolutismo ridotto, mi piace moltissimo come idea. Andiamo a fare anche qui un nuovo advisor, quindi quasi quasi andiamo a prendere il missionary strength, però lui è berbero. Però l'inflazione potrebbe essere una buona idea, dato che in inflazione noi siamo in crescita. Quindi andiamo a prendere quello che riduce la nostra inflazione. Però è algerino. Che sfiga. Allora, proviamo a togliere questo. Prestigio, arrest, inflation. Che palle! È serbo. Però è un più 3. Quindi direi andiamo a prenderlo comunque, anche se non è una cultura accettata. Tra l'altro, io non vedo la possibilità di educare l'erede. Eccolo qui. L'erede, senza dubbio, lo vorrei andare a educare con un aspetto o militare o diplomatico. Quindi non lo so, cerchiamo di ge gestirlo a livello diplomatico di stampo coloniale. Dopodiché andiamo anche a fare le paci. Monaco, ci dai tutti i soldi che hai, non sono tantissimi, ma li accettiamo. Poi Navarra la prendiamo noi, ok, accettiamo. E questa la andiamo subito a inserire come core perché ha un'ottima provincia di ferro. Dopodiché ci occupiamo anche della Savoia. Vediamo quanto possiamo prendere. Qua ci creerebbe una coalizione di chi? Davvero, davvero tanta, tanta, tanta gente. Però hanno davvero anche un sacco di soldi. Il Commonwealth si sta nuovamente espandendo a danno austriaco. Allora, vediamo un pochino le nostre alleanze come sono? Commonwealth, Burgundy e Brandeburgo sostanzialmente. Quindi Brandeburgo è più 200, Burgundy è più 200, Commonwealth è più 200. Ma sapete che io quasi quasi rischio? Ma vaffanculo, io rischio. Si stanno espandendo tutti, devo essere solo io lo stronzo che ci rimette. Non credo proprio. Ok. Andiamo a fare così, andiamo a prendere tutti i nostri bei territori e questo lo portiamo qua, mentre qua andiamo a costruire un forte di livello 4. Perfetto, così tieni il controllo di tutte queste zone e questo tiene il controllo di questa zona. Allora, questo cos'è? Il Commonwealth, eccolo qui infatti, subito. Il Commonwealth che ci chiede di entrare in guerra contro Russia e Austria. Mamma mia, facciamo così. Poi, vediamo un po' cosa fare. Togliamo queste dal mothball e iniziamo a portarle magari qua. Qua
Questo è quando dobbiamo rispondere? Il 5 di settembre, ok. Purtroppo dobbiamo accettare. Loro quanti uomini hanno? 100.000? Ma sapete che io quasi quasi accetto? Io tanto ho anche tutti i claim in questa zona. Non mi dispiacerebbe averli, questi territori. Accettiamo. Spostiamo le truppe qua. Andiamo poi a prendere queste truppe qua e le portiamo. Aia, non ci fanno passare. Allora, teniamo un attimo le truppe ferme qua. Teniamo queste qua ferme e vediamo un attimo cosa fare. Perché adesso dobbiamo portare le ultime 23.000 qua. Perché non possiamo? Ah, perché sta portando ancora i rimanenti. Ok. Allora, facciamo così e questi vanno qua. E facciamo molta attenzione. Siamo tra l'altro a meno 14, quindi direi facciamo una via di mezzo. Andiamo a togliere i forti e andiamo a metterli nelle regioni importanti. Continuiamo intanto a portare le nostre truppe, ma adesso dovremmo riuscire ad arrivare anche con le nostre navi. Perfetto. Allora, adesso. Questi li portiamo dove? Adesso bisogna capire come muoversi. Li facciamo sbarcare uno qua. Quindi prendiamo le navi e le facciamo un attimino arrivare fino a qua. Dopodiché iniziamo a capire un po' dove andare. Innanzitutto questo va qua. E questo si sposta qua. E scendiamo a velocità 3. L'Austria che tecnologia ha? Tecnologia militare di livello 15. Noi invece abbiamo la tecnologia di livello 15, anche noi. Però a breve potremmo avere quella di livello 16. Molto bene. Andiamo solo a fare così. Poi questa la spostiamo qua. E questa la spostiamo. Wow. Allora questa la spostiamo qua e questa. La spostiamo qua. Così va bene, direi. Poi, quale navi stanno arrivando? Ottime. Quindi queste le portiamo qua e queste le facciamo sbarcare intanto qua. Perfetto. Tra l'altro, scusate un attimo, come mai facciamo, spendiamo così tanto? Ci costa davvero tanto, comunque. Vabbè. Poi queste le portiamo nuovamente qua. Come siamo messi? 1592 a ottobre, ancora qualche mesetto. Ho visto degli austriaci che finivano là, vicino a noi. Dobbiamo fare molta attenzione. Non è una situazione semplice. Poi questi li imbarchiamo e li portiamo con queste navi qua di nuovo. Proviamo a salire un attimino a velocità alta. Poi questi due li portiamo magari qua. Mentre queste navi le portiamo qua. E queste truppe qui. Perfetto. Portiamo subito supporto però a questo scontro navale. Se riusciamo. Ok. Dovremmo vincerla senza troppi problemi. Speriamo di non perdere troppe navi da trasporto perché ci servono. Allora, ne abbiamo perse una sola. Va bene, dai. Non si disprezza. Facciamo così e poi le riportiamo qua. Perfetto. Poi portiamo queste truppe qua. Prendiamo le truppe, le imbarchiamo e le riportiamo qua. Andiamo però a tenere allora le truppe fisse qua perché purtroppo mi sa. Oh, hai liberato il coso, ma che cavolo. Dunque,
guadagniamo dell'influenza nei punti commerciali, vediamo se possiamo andare a fare l'assedio qui senza andare a perdere punteggio. Molto bene. Quindi facciamo adesso così e questo si sposta magari qua. No, lo spostiamo qua, molto meglio. Allora, fermi, andiamo poi a fare. Che facciamo? Spostiamo questo qua e questo qua. Mentre questo qui lo riportiamo qua. Ottimo. E andiamo in questo caso a prendere la nuova tecnologia. Andiamo anche a prendere nuove unità. Ottimo, poi questo facciamo Detach Siege e lo portiamo dove? No, no, no. Santo cielo. Questo qua e questo allora lo mettiamo qua. Ok. Adesso l'Austria secondo me starà cercando di attaccare noi in Italia, ma sono abbastanza tranquillo. Ottimo. Allora, portiamo le truppe qua, queste qua. Mentre queste direi che le possiamo portare qua. No. Queste le imbarchiamo e le portiamo qua. Ok, presi poi questi forti, ragazzi, dobbiamo un attimino capire come riorganizzare meglio le nostre due armate. Qua quanto ci vuole? Oh, fermi, 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 fermi. Questo va qua, questo non possiamo, quindi ci spostiamo qua. Ottimo. E questo rimane qua. Va bene. Proviamo a vedere, a meno che io non mi possa spostare. No, purtroppo rimangono. Va bene, tentiamo, vediamo se riusciamo con i nostri supporti a vincere. Abbiamo meno uno, ma la vinciamo easy. Bene, ottimo, ottimo, mi piace. Andiamo a vedere se possiamo fare il core. No, perché dobbiamo ancora fare il nostro maledetto forte. Quindi usiamo uno dei nostri diplomatici per fare un build spy network sull'Austria, ottimo. Abbiamo tra l'altro un Bispa Network anche su Savoia, che boh, non so bene che cosa ci possa servire, ma ok, va bene. Quindi facciamo magari così e andiamo a usare l'altro diplomatico per migliorare le relazioni con i nostri alleati. Perfetto. Portiamo un attimo le truppe unite perché qua vedo che non possiamo più portare avanti l'assedio, quindi facciamo un attimino così. Dopodiché facciamo così e così. Perfetto. E facciamo anche la stessa cosa qua. Qua possiamo? No. Quindi portiamo anche qua le truppe. E approfittiamo delle truppe di supporto per andare a fare questo, questo e poi qua. Poi questo, questo e questo. Perfetto. Poi prendiamo queste e le portiamo qua. Come siamo messi qua di capienza? Sono tutte di competenza al 100%? Sì, ottimo. Bene. Facciamogli conquistare il territorio, tanto non credo che andremo a perdere la costruzione del forte, vero? Vediamo un attimo. Questa effettivamente. Ok, no, non la perdiamo. Benissimo. Allora mi piace.
Va bene, allora la questione è molto lunga, la guerra adesso ci vorrà parecchio per espanderci. Credo che la situazione migliore al momento sia salutarci di già per non mettere troppa carne al fuoco, ragazzi. Mi raccomando, non mancate e datemi dei consigli a riguardo su come muovermi al meglio in questa nostra guerra, spinti dal Commonwealth contro l'Austria, che stiamo lentamente mangiando da nord a sud. E mi raccomando, ci vediamo il prossimo episodio, datemi dei consigli e vi aspetto numerosi nei commenti e come spettatori nel video. Un saluto a tutti ragazzi e a presto. Ciao!